Vinitaly 2022, nella tanto attesa edizione della ripartenza, ha chiuso i battenti registrando il record storico di incidenza di buyer stranieri, cioè compratori, in rapporto al totale di ingressi. I 25.000 operatori esteri provenienti da 139 paesi rappresentano il 28% del totale degli operatori giunti alla Fiera di Verona, oltre 88.000. E ciò al netto della fortissima contrazione degli arrivi da Cina e Giappone, oltre ovviamente ai buyer russi. Numeri a testimoniare il grande dinamismo di un settore che aspettava trepidamente di poter tornare ai grandi eventi in presenza. Lo stato di salute del mondo del vino è direi un buon stato di salute anche in questo periodo difficile. Le difficoltà sono molteplici, a cominciare dal caro energia, per non ultimo il conflitto geopolitico che stiamo incontrando. Nonostante tutte queste situazioni, il mondo del vino sta crescendo. I due anni di stop forzato a causa della pandemia non hanno certo fermato i produttori di Soave, in provincia di Verona, che si sono presentati con tante importanti novità. Abbiamo lanciato una novità, la novità si chiama Cantina di Montechia di Crosara, che è un'anima della nostra azienda, una cantina che è stata acquisita da Cantina di Soave nel 2008, conosciuta soprattutto per la produzione di uva Durella, che dà luogo a ottimi vini spumanti. Quest'anno presentiamo il 733 metodo Charmat, e presentiamo anche il metodo classico dell'annata 2017, il Collineri.